È febbraio del 1986 quando scatta una maxi perquisizione a Forcella nelle case del clan Giuliano. Negli anni 80 i veri padroni della Napoli criminale che controllavano gli affari illeciti nel centro storico della città. Erano gli anni in cui la cocaina riempiva le piazze e le feste. Tutti volevano invitare Diego, tutti volevano un posto accanto a lui e farsi una foto col Pibe de Oro. La polizia ne trovò una che, prima di fare il giro del mondo, rimase chiusa negli archivi della procura per 2 anni. Maradona, accanto ai fratelli Giuliano nella vasca da bagno a forma di conchiglia. E poi col bicchiere di prosecco accanto ad una donna del clan. Poi un'altra foto assieme a uno dei fratelli Giuliano. A raccontare la vera storia e retroscena della conchiglia di Maradona è il giornalista del Mattino Gigi Di Fiore nel libro appena dato alle stampe sulla storia del Napoli, una squadra, una città, una fede. Te la ricordi la foto famosa che il Mattino pubblicò il 6 settembre del 1989? Sì, che successe quel giorno? La ricordo bene, perché poi ci fu una polemica accesissima. Addirittura l'affiliato di Camorra che era ritratto in foto convocò a casa sua a Forcella una mini conferenza stampa per giustificare e spiegare come era nata quella foto, che era una foto di tifosi ed era una foto nata dopo l'inaugurazione di un club di tifosi. La famosa foto della conchiglia con Giuliano. Sì, la conchiglia e poi anche le altre con i brindisi, sia con Salvatore Giuliano, sia con Carmine, sia con Erminia, la loro sorella, nacque in quel contesto, l'inaugurazione. Ma come fece il Mattino ad avere quella foto? E quello fu uno scoop del capocronista di allora, che era Peppe Calisse, che andò a procurarsi quella foto in tribunale attraverso fonti sue, fonti di avvocati, fonti delle segreterie del tribunale, e tornò con quelle foto che furono uno scoop incredibile e ripreso da tutto il mondo. Quelle foto hanno fatto il giro del mondo.